O meglio, cerco di chiarificare ulteriormente l'argomento. E i sostenitori del creazionismo, e quindi che il creato ovviamente sia la creazione di Dio, tutto ciò che è la creazione di Dio, non può essere altrimenti che la creazione di Dio, perché anche questo errore, mettiamo che sia un errore, è stato un errore voluto da Dio. Non concepiscono, non riescono a pensare che sia un fortuito incredibile caso, come quando trovi un quadrifoglio in un prato. Voglio approfondire l'argomento. Solo in quel determinato momento X si è data la possibilità che una scintilla potesse generare massa nel brodo primordiale. E così si è creato il creato, quelli che ritengono il creato. Perché non accettano che sia un caso? È questo che non riesco io ad accettare. È un caso. Si può trovare un'argomentazione statistica? Solo in quel momento, quali erano le condizioni che hanno fatto sì che quel caso sia stato il caso che ha generato, quel momento per caso ha generato tutto questo, non un Dio. Perché deve essere la volontà di un Dio creare appunto tutto ciò che è? Non è soddisfacente il caso. Per quale, detto banalmente, per quale cavolo di motivo, per quale soddisfacente e non so, mette da una auscultatio cordis, cioè fa pensare al cuore, a tutto il bene possibile, perché questo è un argomento etico, d'altro tipo ancora, che sia meglio che ciò che è creato da un Dio, non dal caso. Che ne so, ma il caso, boh, va bene così. In quel momento c'erano le condizioni tali per cui solo in quel dato momento il brodo primordiale è stato innescato da una scintilla che ha creato massa, la possibilità di creare massa. Questa a me sembra un'argomentazione che mi soddisfa. Non ho bisogno di pensare che ci sia un Dio, ci sia stato un Dio, appunto collocarlo nel tempo tra l'altro, un Dio prima del Big Bang che ha creato le condizioni e poi ha dato la scintilla. Boh, il caso.